Innaggio capite fissi proprio perché ce l'hanno con me, ma andarci tutta una sempre. Buongiorno. Lo scudo isolato. Ragazzi, senza balcone né finestra. Come no? A te appoggio le ali. Io sono esasperato. Sapete che il vicino medico? Riposo assoluto. Silenzio. Stendo un ufficiale, ma tu sappici che tutti non muoveranno. A dove il suo silenzio? A casa vostra. Bravo, quando siete bravo. Mamma ve lo fatto io. Da nuovo figlio! Nuova figlia! Saluto! La più grande, studia libido. Come papà suo, ogni tanto si indifemo da lì. Studio pianoforte, la terza, te ne giradisci con tutte le musiche rock, e scendendo, arrivammo fino all'ultima carazza in affaue, e gabbone, pam pam di piano, basta, manca pulita, mincia, ma avete visto? Mi stavo sentendo solo mo, figuratevi una giornata sana, fino a quando mia moglie si saluta la signorina della televisione, e finalmente scende la dolce e silenziosa notte piena di stelle. Oh, e finalmente va a dormire. Oh, Ah, no. E i nipotini a DMT. Pure i nipotini, c'è stato. La quarta figlia mia è sposata. E sta a casa con me. Fatemi gli auguri. Auguri. Grazie. E partori da 5 mesi. Figuratevi una voce il bambino che ha già niente all'uto. A sua mamma e figlia, a tutte e tre balanze. Tutte e tre balanze. Ma mamma e figlia, non sono due, scusate. Due gemelle, perfettamente sincronizzate. Fornisci gli anni l'uno attaccato, fornisci gli anni l'uno attaccato, fornisci gli anni attaccato! Ma perché per la casa vostra? Che siete venuti a faccia? Che poverino! Una stanza! Un buco! Faccio fatto apposta fino all'ufficio. Quando mi faccio 6-7 ore suono bello, sono puliti gatti! E mattina? Sì, sì! Poi mi alzo e vado a fare la casa mia! 30.000 lire, ma basta! 30.000 lire! E come no? Guardate che ho fatto 30.000 lire. E voi i documenti? I documenti? Io per poche ore non ti registro nemmeno. Ma vi do quella stanza là, io la numero 3. Un certo si presto vedeva che poi andate a fare un servizio perché ma come non porta a lui? Andate là, sta tutto preparato. La gamba scendente. Ok, ma a casa sta buono. Se sta buono. Questa è la tana di un chilo. Si chiama pensione della tranquillità, va giù tutto come. Allora va, buonanotte! Eterno riposo! E poi si prende la vita di noi, mi metti da saccare la mia, non ti credi da nessuno. Tanti auguri a te, tanti auguri a famiglia! Ma visto sta ancora in assenza la signora? La donna deve essere fedele! La donna deve avere un solo uomo! La donna! La donna è morbida! E sa sul letto! Uè! Ma quale morbida è morbida? Allora, come se non sapesse che la moglie, quando avete avuto tanto da una donna, siete proprio te! E ti andate battagliando con tutto il quartiere! Io sono un po' cagiuto! Io sono segreto! Sono un segreto! No, voi! Siete un chiacchierone, mia vigna! Cucchè era così, cucchè era così! Gli adoro già sé tutte le femmine! E mo non vi approfittate di quella piccola! Ma proprio piccola confessione di simpatia che mi è scappata. Guardate, che come vi avvicinate, io faccio la sirena. E faccio un merluzzo. E io faccio la sirena dall'anno. Rogo lo strega, non la fornisco più. E ha rubato una casa. Siete avvertito. E quando vai? Vado a fare trovare il gino d'oreca. E vengo pure io. Vengo a andare e a sorvegliare, perché il gino d'oreca è una tenere con fondo e male. Dice la verità, sta pigliando sempre un po' che musillo che è tutto. Voi andate trovando il sorriso, né gelina e mai la chiara! Voi, sei scontato come mondo! Fermo, aspetta! Papà, mi chiede mamma mia! Mamma mia, come mi sento? Vabbè, papà, allora chiamavo mamma,
sempre a giocare. No, andiamo, andiamo. Regina! Regina! Ma resta qui! No, non è un guardi malone, ma che la sopra la signora! E quella che comprende la signora bambina è subito a togliere pure la signora per questa. Ah, sì! Pure, capito? Dai, bello, dai, che il bagno è pronto. No, beh! E allora, laudata sì, mia signora, per nostro fratello bagno, lo quale est tiepido, profumato, e tu distensivo, soprattutto distensivo. Molto distensivo. Bravo. Andate. Visto cosa hai fatto? Sì, Quanto va a superare 3 dollari? Quanto va a salutare?